Questo è un video sul significato dell'amicizia. È un video sulla fiducia. Oggi parliamo di persone che meritano la tua fiducia perché sono disinteressate e di persone che magari non la meritano e che dovrebbero invece fare qualcosa per meritarsela. Ma di che parliamo? Parliamo di quelli a cui chiedi un consiglio quando stai cercando qualcosa. Sei pronto a fare qualcosa che nessuno dei tuoi concorrenti farebbe mai perché è un suicidio professionale? Se tu cerchi un consiglio su un acquisto che vuoi fare, il consiglio dove lo vai a cercare? Sul sito che vende le cose che ti interessano? Può darsi, ma magari andare a cercare sui forum, andare a cercare sui blog. E lì è più probabile che trovi la recensione, qualcosa di vero. E se invece a dirti qualcosa di vero fosse proprio la persona che vuole venderti un prodotto o un servizio? Non che quelli che vendono prodotti e servizi adesso non è che non ti dicono cose vere, te le dicono anche loro. La pulizia dei denti fa male, questo te lo dicono sui forum, mica te lo dicono sui siti degli studi dentistici. Prova a dirlo. Il materasso antiacaro. Ci sono gli studi scientifici che dicono che il materasso antiacaro non esiste. Prova a dirlo sul sito di un'azienda che vende il materasso antiacaro. Te l'ha mai detto nessuno che l'orologio da polso non ti serve? Certo che te l'hanno detto, siamo circondati da orologi, sono ovunque praticamente. Te l'ha mai detto uno che vende orologi da polso? Immagina un sito di un consulente SEO. Che c'è una pagina dedicata a tutti i migliori consulenti SEO. Dice: "Ah, questi sono i migliori consulenti SEO." Sarebbe un suicidio. Prova tu. E quindi qual è il senso? Il senso è che non devi avere paura di dire le cose come stanno, perché se lo fai e se queste cose sono vere e interessano realmente le persone, non è un suicidio professionale. Anzi, stai creando valore, ti stai mettendo allo scoperto, ti stai mettendo in gioco. Stai ragionando veramente per aiutare gli altri. Ah, un'ultima cosa, gli anelli fallici sono pericolosi.